Salve, salve a tutti. Sono con la mia atmosfera creata da luci psichedeliche. Una fantastica lampadata sulla telecamera dell'iPhone. Questo effetto mi fa molto angelico. Mi piace da morire. È una delle mie fantastiche collocazioni per i video. Premesso tutto ciò, ci risiamo con un grandissimo e carinissimo tag che mi danno sempre l'occasione per spaziare un po' sui generi di lettura, sui consigli, sull'associazione a volte atipica di determinati argomenti. Questa volta sono stata taggata, grazie Messere Nick del canale Duca Vampì, per il tag ideato da appunto Duca Pompini e da Debina, del canale Debina. Fantastico, perché questa volta parliamo del tema natura. Infatti il tag si chiama Naturalmente Tag. Parto immediatamente. Lago, un libro che ti ha commosso. Un libro che mi ha commosso. Non solo per lo stile di scrittura, molto breve, conciso, ma per la commistione che c'è stato tra la brevità di un piccolo romanzo e la grandezza di una vita che va ad essere raccontata in questo libro. E parlo di Viva la vida di Pino Cacucci. In Viva la vita, che vi invito a leggere perché sono certa che a poche persone potrebbero non piacere a prescindere dai generi, parla di frammenti di vita e di emozioni di Frida Kahlo, grandissima pittrice con una vita davvero sconvolgente. Anzi, vi invito a vedere anche il film con Salma Hayek, che secondo me ha interpretato in maniera eccelsa. E vi dico solo, se non conoscete la vita di Frida Kahlo, che lei è diventata, ha fatto della sua sventura una forza. La sua vita è stata contrassegnata dai forti dolori fisici dovuti a un gravissimo incidente che ha avuto e che l'ha costretta per molto tempo a letto. Appunto, dolori fisici che hanno contrassegnato anche tutta la sua arte. Altro punto del tag. Cascata, un libro che hai letto velocemente. Allora, un libro che ho letto velocemente non perché fosse particolarmente breve, non è nemmeno lunghissimo, però mi ha preso in maniera avvolgente, tant'è che l'ho finito in brevissimo tempo, è stato Il museo. L'innocenza di Orhan Pamuk. Orhan Pamuk è conosciuto per Il rosso e il nero e per altri romanzi. Io invece credo che uno dei suoi libri più belli sia proprio Il Museo dell'Innocenza. Tant'è che quando lo lessi, lessi su un giornale che il suo obiettivo fosse proprio quello di creare un vero e proprio Museo fisico dell'innocenza. Ovviamente non vi svelo che cos'è il Museo dell'Innocenza, perché caratterizza poi anche l'epilogo del libro. Sappiate soltanto che seppure c'è una storia d'amore non consueta, anche lontana dal nostro contesto sociale, quello che scandisce il libro e che mi ha colpito è stato proprio
il comprendere un'altra cultura proiettata verso la modernità eppure collocata nella Istanbul degli anni 70, se non erro. Bellissimo, il Museo dell'Innocenza. Bosco, un libro nel quale ti sei immerso totalmente. E qui andiamo col mio Murakami, che avevo scoperto con Kafka sulla spiaggia, quindi avrei potuto citare anche quello, però io dico 1Q84. Più corposo di Kafka sulla spiaggia, ma altrettanto, ovviamente per i miei gusti, coinvolgente. Qui siamo sempre nella via di mezzo tra il reale e l'irreale, la tradizione giapponese e l'essere proiettati verso l'Occidente. Proprio quello che secondo me è ora la sintesi della personalità giapponese, dell'intera nazione, che è profondamente radicata nelle sue tradizioni eppure ambisce quasi all'Occidente. Bellissimo libro. Montagna, un libro che ha del bianco in copertina. In questo caso ovviamente ce n'erano tantissimi. Però io ne cito uno perché in realtà non vorrei che lo leggessero tutti, uomini e donne, per comprendere l'uno negli altri e per capire quanto un'autrice come Virginia Woolf possa segnare con un breve libello, perché una stanza tutta per sé è brevissimo, la mente di una persona. Quello che dovrebbe essere scontato nelle sue parole, in realtà non lo è, e si ha necessità, secondo me, di sentirsi dire certe cose, e lei lo fa in una stanza tutta per sé. Deserto, un libro che ti ha fatto sudare per finirlo. Allora, mi è venuto subito in mente un libro di cui non ricordo il titolo, e che però veramente mi ha fatto sudare per l'argomento. Era il racconto di una storia vera, ovvero di uno stupro. Ecco, l'autrice racconta nei minimi particolari questo stupro avvenuto di gruppo, avvenuto in una sera, in più serie. Io ho rimosso, penso, parte di questo racconto perché veramente mi ha fatto rabbrividire, e non mi pento di averlo letto, però di certo non è stato emotivamente semplice. Mare, un libro che ti ha fatto smuovere dentro, che ti ha preso carico di emozioni. Allora, un libro ha come emblema poi di tutta l'opera di Alda Merini, che però in questo caso non si tratta di un libro afferente alle sue poesie, ma alla sua, a una sorta di sua autobiografia. Si chiama Folle Folle d'amore per te. Credetemi, è un altro pugno nello stomaco, perché lei racconta molto della sua esperienza in manicomio. Diamo il nome a quella struttura per quel che era un manicomio. Poi Campagna, qualcosa di verde, è venuto subito in mente Anna dei capelli rossi, semplicemente per il fatto che il sottotitolo, comunque ciò che afferisce ad Anna dei capelli rossi, seppure io trovi abbia trovato sia stato un racconto di formazione profondamente poco, tra virgolette, spensierato,
nonostante ciò, rimanda alla essenza della vita, alla difficoltà della vita con estrema leggerezza. E quindi Verde perché il sottotitolo era la casa dal tetto verde. Da questi due fratelli che l'accolgono, sorella e fratello, nella casa dal tetto verde. Giungla, un libro che abbia in copertina un animale o che parli di giungla. E mi dispiace, io qua vado a colpo sicuro e facile e parlo del libro della giungla. È l'unico che mi è venuto in mente e in questo momento non avrei altri da citare. Carinissimo, poi tra l'altro avevo visto il film, poi c'è il film della Disney, carinissimo. Stagno, un libro piccolo per dimensione o pagine, o che parli di cose o persone piccole. Mi è venuto in mente anche I viaggi di Gulliver, però poi, genialata, vi metterò la foto. Io cito un libro piccolo per dimensioni e vi dico solo questo, io sfido chiunque ora a non andarlo a cercare. La Marchesa Vonò. E vi anticipo, l'incipit inizia dicendo, raccontando la storia di questa marchesa che in prima persona fa un annuncio sul giornale dicendo: io cerco chi è? Cerco il padre del bimbo che porto in grembo. Lei non sa chi è il padre del bimbo che porto in grembo. Non si parla di stupro, non si parla... Se andatelo a cercare, è fantastico, è fantastico. Tempesta temporale, un libro che parli di paura. In realtà è più che parlare di paura, sì, lo sfondo è di paura, di terrore, di angoscia, ma di quella che ti mette ansia, l'ansia del lettore che ha voglia di leggere, di scoprire. E anche qui vi cito anche il film, ed è Il profumo di Patrick Süskind, che ho amato alla follia. Film e libro diversi, ma tutti e due belli. Il libro fantastico, meraviglioso, scritto benissimo, una storia particolare, non consueta, atmosfere ben definite, gotiche, veramente bello. Devo concludere velocemente. La mia dolcissima Angela Cicogna, I Cronos, Meli e Joe, vi raccomando, e Laura Venturelli. Allora, tag fantastico, grazie Nick, grazie Debbina, spero vi siate divertiti come mi sono divertita io nel fare questo tag. Vorrei che lo faceste a prescindere dal mio avervi nominato, mi farebbe piacere se mi metteste il link del vostro video, delle vostre risposte, e un abbraccio.